Fabio, fai segnale che stiamo partendo. Collaborazione con MS Crociere, Araca Viaggi, 15 Nave Sì, Pascal di Firenze, Bolle Blu, presenta Miss Blu Mare 2012, una produzione Studio Immagine, conduce Ciro Aprile. Punto d'incontro è da lì come Giambo, decollano e volano e viaggiano e le turbolenze attraversano. Vanno a fermarli e spezzarli, ma alla fine il palco si accende, la luce si accende, i sogni diversi che girano in tondo. Buonasera Marco Montanaro, che è il capitano di questa splendida squadra, di questo splendido corpo di ballo della Rosso di Sera. Un grande applauso per loro, perché hanno aperto degnamente. Benvenuti al villaggio Blu Marina, chi viene da fuori, quindi facciamo un applauso agli ospiti non fissi del villaggio Blu Marina, che ci hanno degnato questa sera della loro presenza. Un secondo applauso va a chi alloggia ormai da giorni in questa meravigliosa struttura che è il Blu Marina, che ha sposato quest'anno, guardate un po' la combinazione, questa prima edizione di Miss Blu Mare 2012 per quanto riguarda la regione Puglia. Come vi chiedo, anche perché insomma come sottoscritto dietro le quinte regna sovrana un'emozione pazzesca, vi chiedo un grande applauso al mio 3 proprio per esorcizzare l'emozione che regna dentro le quinte. 1, 2, 3, su con le mani! Mamma che meraviglia, che colpo d'occhio! Siamo per vedere la prima uscita delle ragazze, cioè quella. Facciamo un applauso alla giuria, grazie. E allora le vediamo, può partire una musica, facciamoci sentire con le mani perché dietro le quinte sono veramente emozionate. Musica! Ed ecco la numero 1, abbronzatissima, ha deciso di indossare un costume di colore bianco che è assolutamente un contrasto meraviglioso sul corpo, è tutto tempestato di brillantini. La numero 1 si chiama Valentina Romagnolo, ha 24 anni probabilmente e ruffianamente a votare per lei. La numero 1 Valentina Romagnolo cede la passerella alla seconda miss che vedremo in costume. La numero 2 Gabriella Ungaro, Gabriella splendida, magra da fare invidia, affronta la passerella come una pantera, sguardo fisso verso il pubblico ad ipnotizzarli, guardate con quanta grande, e ritorna a guadagnare il centro del palco scenico per un ultimo sguardo al pubblico, andandosi a schierare accanto alla sua amica Valentina. Numero 3 in gara Claudia Pece, 18 anni, da Campobasso, che ha portato a seguito il suo personalissimo fan club, anche per lei un corpo da fare invidia, un corpo tutto tempestato di brillantini. Qui le facciamo ancora un grande applauso, grazie alla numero 3, vatti a schierare insieme le tue due amiche. Lascia il posto alla numero 4 Deborah Leto, 16 anni, da Stoccarda, dico bene, la numero 4, applaudiamo tutte per cortesia perché hanno bisogno assoluto del vostro supporto morale. Deborah Leto, 16 anni, da Stoccarda, forse alle prime armi. Sono nel cassetto per la nostra numero 4, che ha affrontato la passerella in maniera disinvolta e ora si schiera accanto alle sue tre compagne di viaggio, lasciando il posto alla numero 5 Ilaria Campana, con la numero 5 lei è di Andria, tutta riccia, vi ricordo che le acconciature meravigliose sono del grande team di Trucco e Parrucco di Matteo Antonacci, pieni di sorrisi, un'acconciatura da brivido, da favola, grazie a Ilaria Campana, 15 anni, che viene da Andria. Vediamo la numero 6 Maria Luisa Bianchi, 17 anni, che viene da Terni, quindi dall'Umbria se la memoria non mi inganna, vecchie reminiscenze geografiche, anche lei ha scelto il bianco che probabilmente sta ad indicare anche il bianco, voglio dire, stacca alla perfezione. Grazie a Maria Lucia Antonelli, la numero 7 che sta per fare il suo ingresso, a 20 anni, viene da Rodi, eccola,
ha deciso di affrontare, come dire, la passerella in maniera sobria, in maniera simpatica. Eccola che affronta la passerella, mentre di fronte, che molte volte è un bene che accecano gli occhi di chi è sul palcoscenico. Ed ora vediamo la numero 8, Rita Di Domenico, 15 anni, napoletana doc. Se ci sono dei napoletani, sostenetela, perché abbiamo tutti bisogno del vostro supporto morale. Ha scelto il giallo su un corpo leggero, un pochino di colore bronzo che dona assolutamente alla sua pelle. Brava anche alla numero 8, Rita Di Domenico, 15 anni, che viene da Napoli. Vediamo la numero 9, Virginia Viterbo, 15 anni, barese, un costume, come dire, a pois, piccoli pois neri su un fondo azzurro, e come vedete ruffianamente, forse hanno scelto il colore blu, proprio della Miss Plumania 2012 Regione Puglia. Grazie quindi alla numero 9, Virginia Viterbo, 15 anni, che viene da Bari. Vediamo come se la cava la numero 10, che corrisponde al nome di Silvia Arcano, 15 anni, viene da Roma, da Capitale, bionda, biondissima, occhi azzurri, quasi a rappresentare, come dire, la bellezza, quella fiabesca, quasi come una tigre, insomma non sembri alla prima armi, anche se devo dire sei giovanissima. La numero 10, Silvia Arcano, 15 anni, viene da Roma, lascia il posto alla numero 11, Giulia Di Risi, 18 anni, Sant'Antimo, il suo paese di provenienza. Ha scelto il fiorato per dare un, come dire, un tocco di sobrietà al suo costume bianco. Il nostro amico Matteo Antonacci, che dietro le quinte sta svolgendo un lavoro veramente enorme. La numero 12 si chiama Maria Morvillo, 17 anni, ancora a Napoli. Lei ha scelto, insomma, di staccare, di rompere la monotonia del fondo unico, indossando il pezzo superiore del suo costume ad un pezzo inferiore di colore nero. Il blu e il nero, probabilmente è tifosa dell'Inter, ma noi dell'Inter ce ne frega proprio niente. Con il numero 12 lasciamo il posto ad Angela Sussano, Sassano, con il numero 16, proveniente da Foggia, che ha scelto il rosso, il colore della passione, il colore, no, devi sfilare, il colore della passione, il colore della sensualità. Avevo quasi paura che si fosse arenata 13 con il colore predominante rosso, la nostra amica Angela. Vediamo la numero 14, Asia Auletta, 15 anni, napoletana, e da buona napoletana ha scelto il colore azzurro con dei motivi molto simpatici, molto sobri, sul pezzo superiore del suo costume. Ma questo lo lasceremo giudicare alla giuria, che attentamente sta guardando singolarmente ognuna di voi. Il 14 è il tuo numero di gara, l'azzurro, il colore del Napoli, Napoli, la tua città di provenienza. Vediamo la numero 15, Francesca Dellicarri, 19 anni, proveniente da Foggia, pugliese doc. Il verde che indica probabilmente la speranza, o a meno che non voglia indicare il colore delle sue tasche, ma questo noi non possiamo saperlo. 15 il suo numero, mente, valuta ognuna di loro. Lei cede il posto alla numero 16, che si chiama Miriana Di Carlo, 15 anni, proveniente da Ascoli Piceno, chioma fluente, bionda sulle spalle, ad incorniciare un meraviglioso occhio azzurro. Insomma, oggi la 16, Miriana Di Carlo, ripeto, la città di provenienza, Ascoli Piceno, 15 anni. 17esima in gara, Maria Tamburrano, con il numero 21, proveniente da Minervino. Lei ha scelto il nero, il nero con degli strass vistosissimi che danno probabilmente luce e lucentezza, più che altro enorme. Il suo numero di gara è il 17, quasi a volere sfidare, come dire, la sorte, in barba alla scaramanzia. La numero 18 si chiama Jessica Cinelli, ha 21 anni e viene da Benevento, ancora una campana in passerella. Dov'è la numero 21? Ha trovato traffico a Benevento? Cioè, ecco, siamo alla 18. Jessica Cinelli, 21 invece l'età, la provenienza l'ho azzeccata, di Benevento, il paese dicono delle streghe, ma credo che questa sera in passerella ci abbiano portato un angelo, sebbene Benevento rappresenti solo 35, le vedremo alternarsi in passerella in due blocchi belli, sostanziosi, e credo che sia prevista una sfilata generale in passerella per salutare il pubblico, almeno per questa prima vostra uscita. Accomodatevi in passerella, giusto godere di questo momento, e questo momento sarà sottolineato assolutamente dall'applauso fragoroso del pubblico e anche, perché no, della sportivissima giuria, che ha il difficile compito questa sera di valutare ben 35 ragazze provenienti da tutte le regioni del centro-sud. Le prime 18 le abbiamo viste, e naturalmente traffico permettendo, perché gli spazi sono ridotti, grazie ragazze,
dicevo, gli spazi sono ridotti, quindi ci incrociamo spesso dietro le quinte, lasciamo loro il tempo di defluire per vedere il secondo blocco. Consentitemi intanto di salutare il settimanale, il quindicinale, sì, giornale nazionale, nostra partnership che cura un po' le nostre pubbliche relazioni, cura la nostra immagine, escono, come dire, a cadenza quindicinale articoli riguardanti proprio Miss Blumare 2012 e perché no, nella prossima uscita ci sarà anche un grande bello articolo che parlerà del villaggio Blumarine. Il quotidiano, il quindicinale, sì, ha un suo inviato speciale che è qui a scattare fotografie una dietro l'altra e con la sua telecamera a riprendere ciò che sta succedendo questa sera. Volevo un applauso per Umberto Rea, grazie Umberto. Le quinte sono pronte, le altre 18 ragazze possiamo vederle. Signori, parte una musica, parte il vostro applauso e parte la numero 19. Applauso! Numero 19, Jessica, chiedo scusa, Lucia Rufino, 18 anni, pugliese, viene da Altamura. Un applauso spontaneo, perché se lo meritano, anche perché hanno veramente un gran coraggio a sormontare questa passerella così importante. La numero 20, eccola pronta, Camilla Di Cerbo, 22 anni, da Benevento, uno splendido tatuaggio sul fianco destro ad indicare non lo so che cosa, dopo magari glielo chiediamo. Il nero è bellissimo, pure te il nero. Anche la numero 21 ha deciso di indossare un costume nero, la vediamo, la applaudiamo. Lei è 21, la numero 21 corrisponde, allora ci deve essere un errore. Nadia, brava alla numero 21 che raggiunge le sue compagne di viaggio lasciando la passerella alla numero 22 che corrisponde al nome di Mariella De Folco, giovanissima, 21, la sua età, viene da Nocera Superiore, anche lei ha scelto il nero, mani nei fianchi, una grande adrenalina e cerca di esorcizzarla così, sentendosi a suo agio, tenendo le mani sui fianchi. Deliziosa, simpatica, la numero 22, Mariella De Falco, che lascia il posto alla numero 23, Alessandra Di Biase, 16 anni, viene da Trinitapoli, provincia di Foggia. Sfoggia, a proposito di Foggia, Sfoggia ha un costume vistosissimo che, come dire, mixa sapientemente due colori, rendono sbarazzina, simpatica, ammiccante, brava la numero 23, e si becca l'applauso spontaneo dei suoi sostenitori. La numero 24 si chiama Anna Maria Cucurullo, ha 26 anni, Nocera Inferiore, lei è magrissima, le physique du vol, proprio per, vi ricordo il numero di gara che è il 24, Nocera Inferiore il suo paese di provenienza, 26 anni. Numero 25 in gara, Lucia Di Rodi, 17 anni, San Severo in provincia di Foggia, un delizioso accessorio, aumenta la sensualità di questa ragazza, come dire, piccola, ma come ben sapete, brava anche a questa ragazza. Sosteniamo gli amici del pubblico perché sono vistosamente, visibilmente emozionate. 25 nel suo numero di gara, 26 Francesca Agricola, 16 anni, viene da Torino addirittura, bionda, una cascata di capelli biondi con dei boccoli deliziosi a coprire le sue spalle larghe, ma l'importante forse probabilmente è ipnotizzare la giuria che ha il difficile compito di valutarvi. 27 il numero di gara, Giulia Cirillo, 20 anni, viene da Pitonto, anche lei bionda su un costume nero che, come dire, evidenzia ancor di più la sua discreta, non esagerà, uno sguardo alla giuria fugace, quasi andasse di fretta, quasi preda di un grande panico e di una grande emozione, ma non è così, probabilmente per questa uscita potrebbe essere così, ma vedrete che pian piano vi scioglierete. Numero 28 in gara, Noemi Izzo, 15 anni, dalla provincia di Benevento, se non vado errato, Montesarchio, il suo paese di provenienza. Disinvolta, lenta, inesorabile, come un felino affronta la passerella, che non ha voce in capitolo, ma la giuria sì, a esprimere un voto favorevole nei suoi confronti. 28 il numero di gara, vediamo adesso la numero 29, Serena Saponaro, 18 anni, foggiana anche lei, un delizioso spezzato ma con un richiamo beige che accomuna i due colori, il nero e il bianco del pezzo superiore e quello inferiore. Anche il nostro amico dietro le quinte, il nostro parrucchiere ufficiale,
sta donando alle ragazze che vediamo in passerella. Numero 30, Sara Caponetto, cognome importante, 19 anni, è milanese, viene a Milano per sfilare sulle passerelle meridionali. Questo è sintomo di grande sportività e deve scaturire a essere qui da noi. Numero 30, il numero di gara, Sara Caponetto, 19 anni, ripeto, la sua provenienza da Milano, che lascia il posto al numero 31, Roberta Colafrancesco, con il numero 20, sobrio, vistoso, tutto colorato il suo costume, in avvicinarmi onde non sfigurare ulteriormente, grazie alla numero 31, vediamo come se la cava, la quart'ultima concorrente in gara, la numero 32, Maria Grazia Cecere, 19 anni, un sospiro di sollievo, finalmente la passerella è mia, vincerò questa emozione, ma chissà, che stiamo facendo? Oddio, che Dio mamma è nippona, è andata la numero 32, simpaticissima, la numero 33 invece si chiama Annalisa Padulo, 17 anni, e di Apricena, sceglie il bianco sul suo corpo brillantinato, oddio non è proprio quello che fanno i vostri brillantini, biondissima anche lei, disinvolta, torna sul fondale a dare spazio alla nostra amica contrassegnata da numero 34, si chiama Liana Boboc, 23 anni, Boboc? Ho detto bene, Boboc? Boboc, 23 anni, viene da Telese, una splendida cittadina, e come si evince dalle sue fattezze fisiche, la numero 34 sta bene, gode di ottimo saluto. Numero 35 in gara, che chiude questa prima uscita, indossa i colori sociali della Juventus, abbiamo visto l'Inter prima, si chiama Elisabetta Cainazzo, 15 anni, di San Giovanni Rotondo. Lei era un po' scettica, ce la farò, ce l'ha fatta, ha vinto l'emozione, sfoggia il suo più bel sorriso, tutta in passerella ragazzi, a deliziare il pubblico maschile, non solo, ma anche quello femminile del vostro splendore. Accompagniamole con un applauso, con una gradita musica, che il nostro Onni, il nostro DJ, il nostro sound engineer ha scelto per noi questa sera. Le sue sapienti mani sono riusciti a creare una selezione discografica di grande rispetto. Grazie ragazze, tornate pure a godervi il meritato riposo, perché circolare, c'è nessuno, per favore, non c'è nessuno, guardi, non c'è nessuno. Lo so che non c'è nessuno. Mi dica, ho gente. Dicevo, un circolare, anche un circolare ha un assegno, paga in contanti. Ma che devo pagare? Un regalo, un omaggio. A chi? Allora, innanzitutto mi presento. Ecco, sei presente. Sono Gennaro Capuano, il miglior vigile urbano. Sì. Io ti chiamo Covischietti, sinco por scuderia d'assetta. È la stessa uova? No, aspetti. Vabbè, che ha detto? No, lei ha detto su e su me, scuro me. Perché a Napoli vuoi farmi credere che ci sono gli scooter stesso vengono? Sì. Ma dai, per favore, ci mancherebbe. Non ci credo, non comunque ci credo. Io qua sto in vacanza, ecco, e appunto, anche se ho un vigile urbano, io nasce vigile urbano e morisce vigile urbano. Morisce. E quindi aspetti un attimo, chiedo scusa, faccia sentire i tacchi, ma che te sei messo? I tacchi si sì. Vai. Pronto? Pronto? Sì, non so Poggiarelli! Non so Poggiarelli, sono chillato, biondo! Questo della serata. Adesso è il momento di vedere ancora le nostre 35 ragazze impegnate, questa volta in una mise molto più sbarazzina, molto più sensuale, sinuosa e affascinante. La mise è quella del casual, sono pronte naturalmente suddivise in due blocchi come l'uscita precedente. Diamo fiato alle trompe, giuria, siete pronti? Le vediamo in un'uscita casual, musica! Ecco la numero uno, classico short di jeans sapientemente abbinato ad una casacca sobria di seta, il colore predominante come al solito il bianco, e la di aver lanciato uno sguardo assassino alla giuria. Vediamo la numero due, viene Gabriella Ungaro, lei indossa, ha scelto probabilmente la teoria del vedo non vedo, un velo di cipolla a coprire un giro su se stesso, un altro, quasi a farsi girare la testa, grazie alla numero 2 Gabriella Ungaro. Puoi anche uscire Gabriella. La numero 3
Ecco, non fate incidenti per cortesia. La numero 3, complimenti per la sua miss. Ha mischiato, come dire, il casual del pantaloncino e l'eleganza assoluta di una sensuale, elegante nello stesso tempo. Claudia Pece lascia il palcoscenico alla numero 4, Deborah Leto. Deborah indossa una salopette di jeans con un garofalo rosso che non visibilmente su un fondo interamente azzurro. Brava alla numero 4 Deborah, che saluta il pubblico e cede la passerella alla numero 5 Ilaria Campana. Il bianco e l'azzurro ha scelto anche già, se vedo bene, insomma, a richiamare questo accessorio che è una cinta ma non è altro che un cordoncino. Splendida accoppiata, complimenti alla numero 5. La numero 6, liscia per l'occasione, lei invece ha un capello molto mosso, ma le sapienti mani del nostro staff di trucco e parrucco hanno saputo donarle questa nuova linea. È protagonista di questo momento. La numero 6 è Maria Luisa Bianchi, 17 anni da Terni, che cede la passerella ad un'altra giovanissima, Maria Lucia Antonelli, è di Rodi, ha 20 anni, è andata a darsi una sistemata ai capelli, l'hanno, come dire, resa leggermente. Anche lei sceglie l'azzurro naturalmente a celebrare questa serata interamente dipinta d'azzurro. La numero 8, Rita Di Domenico, ha scelto sì un pantaloncino di jeans ma una maglietta con un blu sapientemente accoppiato al pantaloncino. Alla numero 8 Rita Di Domenico da Napoli, che lascia il posto a Virginia Viterbo, pugliese doc, a colori pastello ad impreziosire la sua giovane età, la rendono sbarazzina. Guarda, è questa vistosissima, sembra l'evidenziatore addirittura, spicca nel buio, brilla nel buio la numero 9, Virginia Viterbo. Vediamo la numero 10, che è Silvia Arcano, romana capitolina, che ha scelto il classico short di jeans ma con una bella maglia, con in evidenza le sue spalle larghe, quasi a destra, si evince dalla larghezza delle due spalle piazzate. Numero 10, quello di Silvia Arcano. Il numero 11 invece è indossato da Giulia Di Risi, 18 anni, Sant'Antonio Abate in provincia di Napoli. Lei, in barba a tutte le sue colleghe, decide di indossare una gonnellina e da roba che sbrilluccica vistosamente sotto i fari. Il numero 11, quello di Giulia, che lascia il posto alla numero 12, Maria Morbillo, 17 anni, napoletana, indossa una giacca forse a proteggersi dall'umidità del posto, no, evidentemente è un accessorio che completa la sua mente azzurra con un tacco vertiginosamente alto, quasi a mettere a repentaglio la sua stessa incolumità. Brava la nostra amica che lascia il posto alla numero 13, quello di Angela Sassano. Numero 13, il bianco, protagonista della sua miss, con un delizioso corpetto blu e uno sguardo penetrante, quasi a dire: sono io quella che dovete votare assolutamente per me. Grazie alla numero 13. Vediamo adesso Asia Auletta, napoletana, 15 anni, variopinta addirittura, con questo corpettino che mi ricorda un po' forse una rete da pescatori, ma decisamente è stupendamente colorata, un fucsia, un verde, un arancio, il blu del pantaloncino, le scarpe abbinate ai vari colori del corpettino. Complimenti alla numero 14, Asia Auletta. La numero 15, eccola, che indossa, vedete, una gonna vertiginosamente corta che lascia spazio assolutamente alla nostra immaginazione, lasciando intravedesca Delli Carli, 19 anni, di Foggia. Tocca adesso la numero 16, Miriana Di Carlo. Vieni Miriana, il bianco e il nero, l'eterna contrapposizione, il bianco e il nero, il male e il bene, il destro e il sinistro, il buono e il cattivo, tutte queste. 16, Miriana Di Carlo, giovanissima, 15 anni, da Ascoli Piceno. La numero 17 invece è Maria Burrano, 21 anni, viene da Minervino. La sua miss è sì casual ma molto molto elegante, un corpettino fiorato naturalmente, con i colori predominanti in azzurro e in una pirouette. Eccola che si rigira verso questo ricchissimo e foltissimo parterre. No, non si rigira, esce così, va bene lo stesso. Numero 18, Jessica Cinelli,
Buonasera, benvenuta per la seconda volta alla numero 18, Jessica, 21 anni, ve lo ricordo ancora una volta, proveniente da Benevento. Il beige sta bene, il colore beige è marrone, complimenti per l'accoppiamento alla numero 18, Jessica Cinelli, che lascia il posto alla numero 19. Il rosa shocking, che bello questo abbinamento, complimenti anche per gli accessori. Belle le scarpe, il colore è identico alla blusa, che stacca meravigliosa da quadro, da dipinto, complimenti, belli i tuoi colori. Era la numero, girati un po', numero 19, grazie a Lucia Rifino, 18 anni da Altamura. La numero 20 indossa una... La numero 20 indossa una salopette di jeans, l'estale, calza a pennello, la indossa benissimo. Lo stacco meraviglioso di quella la passerella, lo sguardo tipico e ammiccante verso la giuria. La numero 20 abbandona momentaneamente il palcoscenico per cederlo alla nostra amica Nadia Tamburrano con il numero 21. Anche lei ha scelto una gonna di jeans con un vistoso rivolto sulla parte inferiore. Va molto di moda a rivoltare la gonna, va molto di moda a rivoltare, molto sobria, molto elegante, con degli accessori naturalmente rigorosamente in tinta. Grazie alla numero 21, Nadia Tamburino da Minervino, appena 21 anni. Il numero di gara e il numero d'età sono esattamente identici. La numero 22 sceglie come colore base il marrone, uno short corto ma indossato con grande eleganza, elegantissima nonostante la miss casual, la numero 22 Mariella De Falco con il numero 21. Alessandra Di Biase, numero di gara 23, 16 anni, Trenitapoli in provincia di Foggia, la sua provenienza. Sceglie il rigo verticale obliquo sulla sua blusa, che poggia deliziosamente sui suoi modesti fianchi, ma capriccioso è meraviglioso sulle sue spalle. Conclude qui il suo giro di passerella la nostra Alessandra Di Biase, cedendo il posto ad Anna Maria Cucurullo con il numero 24, velocissima in passerella, quasi ad esorcizzare questa parola. Dice: prima faccio, prima me ne vado, prima me la sbrigo e prima mi passa questa emozione. Ecco che rivolge uno sguardo velocissimo, direi, alla giuria, non gli ha dato manco il tempo di guardate. Numero 24, brava Anna Maria. Vediamo la numero 25, Lucia Di Rodi, 17 anni, da San Severo in provincia di Foggia. È il rosso è meraviglioso quando è abbinato al bianco, così come il bianco è il colore argento delle tue scarpe. Eleganza. 25 il suo numero di gara, 17 anni, San Severo là, il paese di provenienza. La numero 26, che vedremo fra una manciata di secondi, eccola pronta, biondissima più che mai, Francesca Agricola, 16 anni, torinese, ha scelto l'azzurro, il blu del jeans, con una blusa, un corpettino di colore. Voi l'avete vista, la cosa importante è che la giuria ha potuto ammirare la sua eleganza. Numero di gara 26, lascia il posto al numero 27, Giulia Cirillo, 20 anni, di Bitonto, una vistosa blusa verde ad indicare la speranza, ad indicare la speranza che i suoi sogni possano realizzarsi, ad indicare la speranza dalle nostre 35 ragazze. Numero 27 il numero di gara, due giri su se stessa, ha voluto esagerare nei confronti della giuria. Lascia il posto alla numero 28, Noemi Izzo, 15 anni, da Montesarchio in provincia di Benevento. Blusa bianca ricamata sul bordo inferiore, che poggia con grazia sul pantaloncino di jeans cortissimo, un paio di blusa. Il numero di gara, lo ricordiamo, è il 28, come potete vedere. Il suo nome è Noemi Izzo, 15 anni, da Montesarchio. Fra un secondo più o meno comparirà come d'incanto dalle quinte la numero 29, Serena Saponaro, viene da Foggia. Lei indossa un vestitino bello, belle anche le scarpe, belli gli accessori, bella l'acconciatura, bella proprio lei, non c'è che dire. Complimenti alla numero 29, Serena Saponaro. La numero 30 è Sara Capornetto, 19 anni, Milano. Deliziosa gonna merlettata bianca abbinata con sapienza alle scarpe bianche. 30 il numero di gara, Sara Capornetto, 19 anni, da Milano. Grazie a Sara. Vediamo la quint'ultima, 31 il numero di gara, la Berta Cola Francesco, 20 anni, gioca in casa, viene infatti da Rodi Garganico, al punto giusto, come si suol dire.
lascia il palcoscenico a favore della numero 32, Maria Grazia Cecere, 19 anni, da Montesarchio. Il blu ormai è il colore che fa da padrone questa sera, a voler celebrare questa unione di due grossi e connubia, di segno della bellezza, della moda e dell'eleganza. 32, Maria Grazia Cecere, terz'ultima esibizione, la numero 33, Annalisa Padula, 17 anni, viene da Precena, cortissimo vestito, tutto merlettato, tutto trasparente, con una fascia in vita di colore grigio bello. Tu la giri su se stessa, uno sguardo suadente, affascinante nei confronti della giuria, grazie alla numero 33 Annalisa Padula di Apricena, 17 anni. Penultima Liliana Bobok, 23 anni, viene da Telese. Belli i colori del suo corpettino, il rosso, l'azzurro, il bianco, sapientemente abbinati alla moquette, ma lei le indossa con grazia ed eleganza, quindi il problema non sussiste. Ultima celestiale visione, la numero 35 che chiude quest'uscita in casual, lei ha scelto il lungo, questa sera vuole distinguersi dalle altre, ha scelto il lungo, la numero 35, con sapienza e regia, con aria anche abbastanza, non lo so, seccata, ci ammazza quando finisce sta storia. Su! Ci dirà... comincia con la numero uno, grazie dell'acqua, intanto tu vai, intanto la gente ti guarda e ti osserva, io bevo. Splendida, complimenti alla numero uno, Valentina Romagnolo, che lascia il posto a Gabriella Ungaro. Oh, ma insomma dai ragazzi, questo è un momento davvero eccezionale, le vediamo in tutta la loro eleganza, in tutta la loro sensualità. Discoteca, bisogna emanare e brillare di luce propria, e voi ci state riuscendo questa sera. La numero 3, Claudia Pece, in discoteca ci va così, ed io mi sento male, amici del Blue Marine, perché avevo deciso di non andare mai più in discoteca. Se la perde in discoteca la numero 3, Claudia Pece, sostenuta da un numeroso e folto fan club, lascia il posto alla numero 4, Deborah Leto. Ammazza pure Deborah Leto, guardate come si acchitta e si acchinda per andare in discoteca a rendere le serate. Vediamo invece come va a ballare la nostra amica contrassegnata dal numero 5, Ilaria Campana. Elegante, sobria, fine, sbarazzina, sapientemente acconciata dal nostro staff di trucco e parrucco, perché è giusto ringraziarli. Tu in discoteca vai così, e anche così, voglio dire, per gli uomini c'è soltanto da guardare, ma non da toccare. Brava, complimenti. Numero 6, la numero 6 si chiama Maria Luisa, l'avrete certamente riconosciuta, lei indossa quasi un baby doll, è pronta forse per poi tornare e andare a dormire. Elegante. Io, complimenti alla numero 6, Maria Luisa Bianchi, da Terni, appena 17enne. La numero 7, Maria Lucia Antonelli, entra in discoteca ed entra praticamente così. Senti il tuo fan club come urla, come ti sostiene, fatevi sentire, perché altrimenti in discoteca non si andrà mai più. Un vestitino verde, quello che può essere. Vabbè, lasciamo perdere, va. Il numero 7, così va in discoteca, trucco bellissimo. Lasciamo il posto al numero 8. Lei gioca sulla semplicità, ma nello stesso tempo sull'eleganza, perché il vestito che indossa, sebbene semplice, è indossato molto bene. Complimenti alla nostra numero 8, giurati, ritornerete sicuramente a sormontare le pedane di una discoteca voi, dopo quello che avete visto. Andiamo avanti, lei è la numero 9, Virginia Viterbo. Sbalordire il pubblico maschile in discoteca in questa maniera. Brava alla numero 9. Continuiamo con il disco dress, perché vedo una gonna fluorescente. Mamma che meraviglia, complimenti. La Barbie fatta persona, la sua bellezza è imbarazzante, e a lei non serve il suo grande successo soltanto, anche in jeans in discoteca lei è sempre molto molto bella. La numero 10 si chiama
Silvia Arcano. Numero 11, Giulia Di Risi. E lei ha scelto il rosso. Dice: io gli uomini li conquisto semplicemente con il colore rosso. Che sei bellissima con tutte le altre. Il numero di gara è il numero 11. Giuria, vedo che siete molti attenti, molto attenti. Non avete mai distratto lo sguardo dalle nostre concorrenti. La numero 12 indossa un vestitino delizioso di color melanzana. Sembra, come dire, un antipasto di quando entra in discoteca. Bella anche l'acconciatura e il taglio che ti è stato fatto dai nostri amici Trucco e Parrucco. Il numero di gara è il 12. Sorriso appena appena abbozzato sul suo volto emozionato. La numero 13 decide addirittura di sbalordire. E se lei entra in discoteca così, oddio, succede il finimondo. Un vestito vertiginosamente corto, discoteca così. E quando torna a casa papà ti dice: dove sei stata? Sono stata in discoteca. Ti ci manda in discoteca papà? No, approfittane adesso. La numero 14, che carina, che meraviglia questo vestito pieno, che cosa sono? Ciliegie, fragole, non lo so, sono tutte macchioline. La numero 14, che ieri durante il nostro briefing appariva emozionata, scettica, ma vedo dal suo volto che si sta divertendo, ti stai divertendo, vero? La numero 14, vediamo invece com'è. La numero 15 si reca in discoteca, eccola che appare dietro le quinte, il nero, sceglie il nero, che poi stranamente il nero impreziosisce, non si sa perché, la bronzatura, scurissima anche alla numero 15, vediamo la numero 16, già pronta, scalpitante dietro le quinte, tutte belle, io non lo so, non vorrei essere nei vostri panni questa sera, sono tutte molto belle, elegante, fine, un bel capello liscio, un occhio profondamente azzurro, sono le caratteristiche, mi sta veramente prendendo la voglia di tornare indietro nel tempo e ogni tanto un saltino in discoteca a farlo anch'io. Brava, complimenti alla numero 16, complimenti a tutte. La numero 17, la numero 17 riccia, ogni riccia è un capriccio, il nero che viene sapientemente spezzato dalle labbra accese, più appetitosa nel mondo dell'oscurità, nel mondo della discoteca. Numero 17, complimenti, lasciamo il posto a questa splendida ragazza contrassegnata dal numero 18, che dovrebbe essere l'ultima esibizione di questo primo blocco di Disco Dressing. Lei ha il colore di una perla, guardatela, un vestito beige chiaro, e credo che anche il pubblico abbia avuto la stessa intenzione, perché ti hanno osservata in clamoroso silenzio. Grazie alla numero 18, andiamo avanti, non le dividiamo in due blocchi, ma andiamo avanti velocemente con la numero 19, un delizioso, che colore è Pasqua questo? Che colore è? Che colore è? È un ciclamino? È un ciso? Sarebbe stata splendida lo stesso. Grazie alla numero 18, bel sorriso stampato su quel volto meraviglioso. Ed ora la numero 20, è la 19, sì, stava dai numeri. Buonasera numero 20, posso avere il piacere di accompagnarla nella discoteca di Blue Marine Village? Grazie. Ecco, lei va in discoteca così, in un'aria sbarazzina, un'aria sedole che emana da quel meraviglioso sorriso stampata sul volto. Grazie anche alla numero 20, che lascia il posto alla numero 21. Venga signorina, si accomodi, la discoteca è aperta, gli uomini ci sono, mi faccia vedere come li stende questi uomini. Passo aggressivo e me ne vado, facendoli naturalmente sbavare, lasciandoli con un palmo di naso. La numero 21 conclude la sua performance, bello il sorriso, sensuale il suo sguardo. Numero 22, la semplicità è l'arma vincente di questa ragazza, sorridente, solare, è questo che gli uomini vogliono, probabilmente scelgono la solarità. Sono io, sono arrivata, sei bellissima come tutte le altre d'altronde. Numero 22, ed eccola la 23, occhi azzurri, capello riccio, inesorabilmente affascinante, il nero è il colore da lei preferito, affronta la passerella con decisione, con sapienza, come se lei facesse proprio questo di mestiere. Dicione non me la scatte sotto, per favore, la giuria ti ha osservato attentamente, il numero di gara è il 23, grazie, grazie mille. Tu vai in discoteca dove? Posso saperlo? No, scherzo ovviamente. Vediamo invece la numero 24 con quell'occhio felino, c'ha uno sguardo di un
tristemente la giuria, quasi ad indurli ad esprimere il voto solo esclusivamente nei tuoi confronti. Era la numero 24 che lascia il posto, ovviamente, se la matematica non è oppressione, che Dio ti benedica, alla numero 25. Lei in discoteca si va così, e basta solo che entri che i suoi uomini cadono ai suoi piedi. Sono queste le caratteristiche della numero 25, che va un po' di fretta, dico, forse colta da un attimo di emozione. Grazie alla numero 25, torna pure dietro le quinte. Vediamo adesso la numero 26, elegante, classicamente elegante, elegante anche nel portamento, negli sguardi. Lei seduce le sue prede, se eleganza contraddistinguono questa giovanissima contrassegnata dal numero 26, che fa il suo ingresso in discoteca, come avete visto, ma ne esce così. Grazie alla numero... Oh, il bianco, un fiocco di neve su un palco completamente azzurro. Il numero di gara è il 27, vestito corto ma fine, elegante, leggermente ai suoi fianchi stretti, alla sua costituzione perfetta. Grazie alla numero 27 di averci donato questo momento di grande eleganza. Vediamo la numero 28 in rosso ancora sul palcoscenico. Quando bisogna conquistare un uomo, secondo me il rosso è il colore che funziona così, perché il rosso è il colore della passione, della sensualità, ed il rosso viene indossato, come dire, dal carattere già molto temprato e molto adulto. 28 il suo numero di gara, siamo quasi in conclusione, perché c'è adesso da vedere la numero 29. Entra in discoteca la numero 29, sorriso meraviglioso stampato in volto, quasi a voler ipnotizzare tutti questo sorriso, la numero 29. Complimenti, io non mi lascio incantare dalla numero 29. E la 30 sceglie il blu elettrico, quasi per scioccarsi, quasi come se fosse un elettroshock, quasi come se shock, costretti a votare solo e soltanto per lei. La numero 30, grazie anche a te. Vediamo invece adesso la numero 31, alta, sinuosa, un'autostrada di sensualità. Ha scelto il nero e il vedo non vedo, un'ora di contatto umano con la numero 31, che va via di corsa, quasi come Cenerentola che ha dimenticato la scarpetta, a cedere il palcoscenico alla numero 32. Qualcuno dirà, ha scelto il viola porta iella, non porta, il viola porta eleganza, porta sensualità. Non è vero che viola una volta portava iella, e lo sai perché? Perché quando i teatri non lavoravano esponevano un drappo a viola ad indicare che non c'era lavoro, ma il lavoro qui c'è, il lavoro della giuria è indefesso, la concentrazione sui loro occhi, sui loro corpi per giudicarne le fattezze fisiche. Numero 33 in gara, eccola che appare dall'ingresso di questa virtuale discoteca, quella di Blue Marine Village. Ecco che lei affronta la passerella, dice mosce, penso io, non è Rio 3, 4 alla discoteca, vai, quali posti frequenti, perché vogliamo venirti a trovare. Numero 33, grazie, molto bella anche la numero 33. Chi è rimasto? Cucù, la numero 34, elegantissima, il colore è meraviglioso, prettamente estivo, ma è chiaro che in discoteca si va vestiti in una certa maniera, e lei rappresenta proprio il popolo delle discoteche. Accessori, come dire, discreti però visibilissimi. Questa era la penultima, credo, uscita, che lascia il posto alla numero, posso vedere il tuo numero, 35. Giuria, questa è la numero 35, dovrebbe essere, vediamo se mi confermano che è l'ultima a presentare il modo bello, genuino, puro, pulito, trasparente di andare in discoteca la sera, indossando degli abiti carini. Vorrei rivederle tutte insieme, ma non credo sia possibile, che sono ritornate a trovare. Te ne manca, ma so fa ad addormentare l'anima che vola. Si tu non c'è non vuota, non ho posa bene. Ma io, ma tu, sono con te ogni mi fai bere con un calmo di tappa.
Antonacci per un'ultima passerella. Matteo Antonacci accompagnato dalla sua mascotte. Grande Matteo, piacere. Volevo sul palco, non l'ho fatto perché l'ho visto all'opera e quindi impegnato nel suo lavoro, Umberto Rea. Vieni sul palco, Umberto, perché meriti la tua giusta visibilità per tutto quello che hai fatto per noi oggi e ieri. E cioè è stato in giro indefessamente, 24 ore su 24, con la sua compagna di vita, cioè la sua macchina fotografica, ad immortalare forse i momenti più belli. Lui è l'inviato speciale del quindicinale, sì, che ci sta aiutando veramente tanto, tanto ogni 15 giorni c'è un articolo che riguarda Gino Aprile, che riguarda Miss Blumare, dove ci sono gli aggiornamenti del concorso, che vi ripeto è una manifestazione nazionale, quasi tutte le regioni ormai sono coinvolte, difatti contemporaneamente a noi le altre regioni stanno disputando la loro finale. Dammi questa busta, no, che te la do. Dammi la busta, perché nella busta dove sta? Dov'è? Io sto dove? Dov'è? La 36, dov'è? Vabbè, se ne va in nave a disputarsi il titolo di Miss Blumare 2012 come rappresentante della Puglia, a bordo di una nave da sogno, in una finale nazionale di 7 giorni di studio, di duro lavoro, ma di grande divertimento, e tornerà da quella nave con un bagaglio culturale sicuramente più ricco. La concorrente contrassegnata dal numero 9. Ma che se ne andiamo? Non la vedo. La prendo io. Il numero è. Lo so, fammi lavorare, per favore, mi va. La numero 15, Francesca Nella. Come va in passerella? Questa dell'Italia se ne va in crociera a rappresentare la Puglia sulla MSC Fantasia dal 22 al 28 ottobre. Signor sindaco, credo di baciare la vincitrice nazionale, in bocca al lupo.